Radio Jungle. Radio Jungle. Ciao, sono amici di Facebook, sono Mira Franciosa e finalmente è arrivata Radio Jungle. Eccoci qua, buonasera, buonasera. Mercoledì 7 novembre 2012, 18:47, in diretta su Radio Jungle, nella giungla. Troppo professionale. Allora Zava, perché c'è il buon Liga sotto? Perché qualcuno mi ha istruito di dire che Obama, che Obama ha vinto le elezioni, sta canzone, il resto deve, il meglio deve ancora venire. Il meglio deve ancora venire. Adesso mi è venuto in mente cosa dovevo dire. Eccolo. Ma chi è meglio? Obama. Io sono felicissimo che abbia vinto Obama, Zava. Uno vale l'altro. No, vabbè, dai. Sì, dai. Sì, vabbè. Beh, no. Finalmente gli americani hanno eletto un premio Nobel. Ah già, è vero. C'è anche da dire questo. Allora Zave, oggi abbiamo un altro ospite femminile. Quindi ti sei lavato? Ho fatto il bidet. Dai. Ho le mutande imperlinato, così non può succedere. Sei pulito lì. Guarda che oggi parliamo di un argomento serio. Pulito, mi sono pure lavato le scelte. Bravo, brava Zava, perché stasera abbiamo un argomento serio, un argomento importante, un argomento di cui mi fa molto piacere parlare e dare diffusione per quanto possiamo fare noi con i nostri mezzi di fai outing anche te? Sì, ah, no, ok. I nostri mezzi alimentati con i generatori diesel degli americani. Tra l'altro oggi abbiamo una novità, Zava. Sono riuscito a creare un ponte radio con la televisione italiana. Avremo la televisione italiana che entra nella radio su internet. Vediamo cosa succede. Cioè, tipo Pieraccioni con le padelle? Sì, esatto, ok. Esatto. Allora, io faccio sentire ancora qualche minuto di questa bellissima canzone. Ah, ma anche noi... delle ore, perché no? No, no, poi a un certo punto... Sai, abbiamo mezz'ora. Ligabue è un fallito. Dai, dovevo dirlo, dai. Poi ci scrivono che Ligabue è il loro fan. No, no, a proposito di scrivere, Facebook, Radio Jungle It, tutto attaccato per trovarci su Facebook, www.marcalstudio.it/radiojungle.html per scriverci e sentire la diretta senza doversi registrare a Spreaker. Per chi invece vuole sentirci dai dispositivi mobili, sui vari app store c'è l'applicazione di Spreaker. Finalmente! Oggi ce l'ho fatta, tutto a dirlo, tutto di fianco. Adesso ripetilo. Qualcuno ci ha criticato. Abbiamo le prime critiche, Zava. Finalmente. Abbiamo la Digos in casa. Che salutiamo. Abbiamo la Guardia di Finanza, l'Ufficio delle Entrate e la SIAE. E la SIAE. SIAE? Sto facendo un gesto dell'ombrello. Allora, dai, facciamo sentire ancora qualche minuto di Ligabue e del Liga e contattiamo la nostra ospite di oggi. Non cambi direzione, sai di sicuro come va a finire. Sei qui per dire. Siamo riusciti a fare per la prima volta nella nostra carriera, Zava, una vera radio con la musica che inizia e finisce. Mi preoccupa. Incredibile. Mi preoccupa tutto. La nostra tutto ospite... ciò sta andando troppo bene. La nostra ospite è chiusa dentro una galleria o in qualche sgabuzzino che non piglia il telefono come al solito. Chissà cosa sta facendo. Si sta nascondendo da noi. Flavia, stiamo arrivando.
ascoltaci, oh signore. Ricordiamo che è un programma approvato dalla CEI. Oggi io stavo riguardando la puntata di Report, Zava, che ho registrato con il mio ottimo MySky qua nella giungla. E ho visto che Angelo Scola... Che ricco che sei. Il cardinale Angelo Scola ha dato dottrina al nostro ex premier. Non voglio dire il nome perché poi ci arriva davvero la Digos. Dell'ex premier? Allora, sono onorato di essere con voi nella giungla insieme a questi nostri concittadini e vorrei dire un'altra cosa. I consider this the flag of United States. A proposito di United States, io ti rimetto lì, Zava, non me ne frega no, sì, dai. Sì, l'accogliamo. Oh, maledetti Yankee, metti bandiera rossa. Non ce l'ho, no. Eccolo. Ecco, vedi? Che bello, Zava. Questo è Slash. Arriva la nostra ospite. Eccola. Ah. Pronto. Oh, Flavietta. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Oh, che bello averti. Allora, come stai? Ci senti bene? Tutto a posto? Le linee funzionano? Sì, sì, mi sento abbastanza bene. Ok, allora, oggi abbiamo... Zava, sei vestito bene, sì. Sì, 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 ho pure le mani dietro la schiena. Brava, brava. Abbiamo un ospite, okay. Un ospite importante perché ci chiama da Roma. Ma non è importante perché ci chiama da Roma, perché ci deve parlare di un'iniziativa che abbiamo subito sposato, appena abbiamo trovato su Facebook, e ce ne parla Flavia. Flavia, a te. Tutta sì, tua. Eccomi. Allora, io sono uno dei quattro membri del Bull Terrier Rescue Italia. Sì. È un rescue di razza, un'associazione che si occupa nello specifico appunto di Bull Terrier. Mm-hmm. E ci occupiamo di trovare una nuova famiglia per i bull che ne hanno bisogno, quindi che le famiglie non possono più tenere, sì, che sono stati abbandonati nei canili. E cerchiamo di dare una nuova famiglia a questi cani. Mm-hmm. Questo è in sintesi quello che facciamo noi con la nostra associazione. Siamo quattro ragazze, uh-huh, più due bracci destri e conoscenze in tutta Italia. Quindi grazie a queste conoscenze riusciamo a coprire tutto il territorio. Ma che bravi! Tutto il territorio italiano coprite? Scusami, non ho capito. Tutto il territorio italiano riuscite a coprire? Assolutamente sì, dalla Sicilia al Piemonte abbiamo fatto adozioni in tutta Italia. Questo perché noi con la nostra diciamo associazione giriamo in Expo, quindi stiamo nell'ambiente della cinofilia ufficiale, mm-hmm, siamo a contatto con allevatori, proprietari di Bull Terrier, insomma abbiamo una fitta rete di conoscenze che ci aiutano anche a portare avanti questa attività. Noi siamo assolutamente in imbarazzo con te in questo momento perché noi siamo due assolutamente... Ma noi si dice ciapacuai. Ciapacuai. E quando ci hai parlato di bull a noi sono venuti strani ricordi, sì, pratiche... non troppo legali. Non credo... Ma allora, innanzitutto torniamo a noi. Ricordiamo il vostro sito. Dillo tu perché è un po' complesso. Allora, al momento noi siamo solo su Facebook, sì, quindi basta digitare Bull Terrier Rescue Italia su Facebook e vi esce la nostra pagina. Sì. Ma stiamo lavorando anche al sito, quindi prossimamente saremo sul web anche per chi non ha Facebook. Ho capito. Senti, ti scrive Demi la Contessa: se ci avete sposate cacciate la pecunia. Demi è uno degli altri quattro membri del gruppo. Salutiamola. Ciao Demi. Sì, salutiamo Demi. E poi tra l'altro devo salutare anche Clara perché sta entrando dall'estetista in questo momento. Però ha detto che mi seguiva tramite iPhone. Senti, con l'applicazione. Che qua nella giungla l'estetista noi non ne abbiamo bisogno. Se ti può interessare, Zava andrà dall'estetista a farsi la pedicure, la ceretta inguinale prossimamente. Esatto, proprio la seretta sta facendo. Che meraviglia. Vai guidare o no? Aspetta che sono scappando le scimmie. Fermatele. Scusa, ogni tanto ci scappano. Perché tu devi sapere che noi abbiamo delle scimmie e abbiamo il cane. Ah. Sì, abbiamo un cane. Che, sì. penso è un cane molto cattivo. Fufi? Eccolo.
No, tu non lo puoi sentire, ma sta abbaiando. Stai buono, stai buono. Ci scrivono dalla chat il Lomba, dai e. Aspetta, dai e Favie. No, Flavie. Flavie, dai e Flavie. Non lo so, forse il tuo ammiratore. Daje, Flavia, Daje, sì. Sì, 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 probabilmente avrà qualche, non lo so. Salutiamo pure lui, che è uno degli adottanti. Sì. Sì, è un nostro adottante. Sì, anche un tuo adottante? Adottato anche te per... un po'? E anche tuo adottante, ha adottato anche un po' te, diciamo la verità, o no? No, no, assolutamente no. solo Holly. Ah, ho capito. Okay. Senti, ricordaci un attimo brevemente, cioè brevemente, abbiamo tutto il tempo che vogliamo perché la nostra radio è autofinanziata, quindi ricordo tutti quelli che ci criticano, che ci danno dei logorroici, che noi vi offriamo 30 minuti di cazzeggio assicurato. Di cazzeggio assicurato e non rompeteci le palle, se non volete ascoltarci non ci ascoltate. Pagate. Dateci dei soldi. Esatto. Pagate delle radio a pagamento. No, volevo chiedere, ma come finanziamenti, cioè potete, avete dei canali per ricevere donazioni, queste cose qua? Ma guarda, al momento gli unici finanziamenti, diciamo, si arrivano dai privati. Quindi da tutte le persone che ci seguono, ci conoscono e ci mandano dei contributi. Poi ecco, noi partecipando in Expo con i nostri banchetti abbiamo i nostri gadget con il logo ufficiale dell'associazione, quindi certo, vendiamo i nostri gadget sia ai banchetti sia tramite Facebook e insomma ci finanziamo così noi. Però è importante dirlo, siete autofinanziati, sì, quindi sì, non dipendete dalle tasse. Assolutamente. No, comunque mi sono informato, questa potete venderla anche quando farete raccolta fondi, che sì, attualmente i fondi, le donazioni sono deducibili dalle tasse. Lascia stare. È vero, no, vabbè. Dobbiamo salutare Mirko, sì, 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 no, Mirko è Bosio. Vero. Flavia ti scrive Marco, scusa, Mirko Bosio, Flavia fai parlare di più Ziggy. Chi è Ziggy? Sarà Ziggy è il mio bull, superstar. Wow, il tuo bull. Ma Ziggy questi cani. Stardust, è il mio bull. Fallo abbaiare, ti prego. Fallo abbaiare. Oh. No, ho dovuto mettervi là perché sennò mi saltava in testa. Io adesso potevo stare al telefono indisturbata se Ziggy mi saltasse in testa. Ah, in questo momento l'ho recluso di là. No, no, non sia mai che si reclude un cane, per carità di Dio. Libero. Sì, recluso con mia nonna, quindi recluso sul divano con mia nonna, questo è. Ti sei reclusa tu invece, secondo me si è chiuso dentro lo sgabuzzino. Esatto, mi sono dovuta chiudere, assolutamente sì. Senti, ma questi cani, mi dicevi quando ci siamo conosciuti, che questi cani sono, io adesso non vorrei dire delle stupidaggini, e correggimi tu, praticamente sono un po' come della stessa, più o meno, stesso atteggiamento, stessa attitudine dei pitbull. Dei temibilissimi pitbull, sì, diciamo sono la stessa famiglia, quindi sono terrier di tipo bull, sì. Non sono molossi, perché tanti dicono vorrei adottare un molosso, ma i bull terrier non sono molossi, sì. Sì, sono terrier di tipo bull, della stessa famiglia dei pitbull, mm-hmm. Quindi sono cani un pochino impegnativi, noi riteniamo che il bull terrier non sia un cane per tutti. Ho capito. Perché per crescere, diciamo, questi cani, crediamo che oltre all'amore, che quello è indispensabile, certo, servano anche un pochino di competenze, un po' di informazioni, diciamo non è un cane proprio adatto ai neofiti. Ecco, infatti voi... Si avvicina ai cani per la prima volta. Voi selezionate, sì, appunto le persone più... Adatte. Noi abbiamo esatto, ricevuto una candidatura da internet di una persona che vorrebbe adottare un bull terrier, però te la faccio sentire dopo. Nel frattempo, prima dobbiamo... Allora, noi adesso stiamo leggendo, abbiamo davanti la pagina nostra che è www.marcastudio.it/radiojungle.html. Vi promettiamo che quando avremo un po' di soldi compreremo un dominio. Nel frattempo leggiamo i commenti che ci arrivano. Valentina ci scrive, grandissima Flavia, un saluto da Valentina e la nipotina bull terrier Chloe. O Chloe? Sì, Chloe. È come Daphne e Chloe. Chloe è un'altra nipotina di presa Frosinone, adottata da Valentina e Francesco. Bravi Valentina e Francesco, vi amiamo, vi adoriamo, seguiteci, diventate Se volete fare una donazione a noi...
anche in natura. No, vabbè, dai, vabbè, sai. No, senti, no, però non si può, non si può, non si può. Io ho scoperto il tuo passato, però, perché tu ci hai contattato come Flavia Contessa Serbelloni Mazzanti. Sì, sì, è il mio nome d'arte. Ecco, no, ho scoperto il tuo passato. Ora non lo puoi sentire, ma in qualche modo te lo facciamo sentire. Ecco, vai. Conquista, a lei. Parte da 32 metri la Serbelloni Mazzanti viene dal mare. Vadi, contessa, vadi! Vadi! Quindi tu hai al tuo attivo o al tuo passivo l'uccisione di Fantozzi. Esatto, con una bottigliata. Perché ti chiami Contessa Serbelloni? No, in realtà è soltanto, vabbè, io sono una fan di Fantozzi, quindi mi piaceva tutto qua. Anche noi lo siamo, anche noi. Nessun motivo in particolare. Fantozzi non ha confini, mi sa. No, 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 assolutamente. Esatto, Fantozziana doc. Senti, Flavia, ci hai parlato della tua lodevolissima iniziativa, anzi, invito tutti i nostri ascoltatori che non vi conoscono a mettere almeno mi piace nella vostra pagina, poi, insomma, adottare un cane, posso dirlo io, è una decisione che va presa con le pinze. Io ho tre cani, quindi so che cosa vuol dire. Sì, no, ma in realtà ci sono tanti modi per aiutarci, cioè anche semplicemente stampando una nostra locandina e mettendola, non so, al negozio di animali, all'area cani, dal veterinario. Anche questo è un modo per aiutarci, perché certo, effettivamente non tutti hanno la possibilità di adottare un cane o comunque di adottare un bull terrier, però ci sono tantissimi modi per aiutarci, bene, facendo bene, delle piccole donazioni, ripeto, stampando le nostre locandine. Sì, 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 basta, insomma, Flavia, abbiamo capito che stai chiedendo dei soldi, basta, fermati lì perché c'è crisi. Fondamentalmente sì, sono a mastrigne. Sì. C'è crisi. Allora, io ti vorrei sottoporre... Appena il mio socio ti favorisce le cuffie. Ah, ok, aspetta. Sottoporre la candidatura. Vado a farmi un giro nel frattempo. La candidatura che ci è pervenuta via internet. Tu hai sentito prima i file? Si sentiva in lontananza. Ecco, sì, in lontananza. Sì, ho sentito. Io te lo terrei lontano questo elemento. Però ci è arrivata questa candidatura. Io sono il sergente maggiore Hartmann, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. Va bene. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà: signore, tutto chiaro, luridissimi vermi? Sì, signore, sì, signore. Ma che cazzo, non vi sento! Rispondete forte, come se ne aveste davvero! Sì, sergente istruttore! Cosa dici, Flavia? E qua... Ma guarda, è sicuramente meno arrogante di tanti altri nostri aspiranti adottanti, quindi si può valutare, possiamo andarlo a conoscere a casa, vediamo. Come ti chiami, insomma, faccia di merda? Ti chiede come ti chiami? Diglielo, ti prego, Flavia, o ci uccide. Come ti chiami, faccia di merda? Ah, grazie, grazie. Si chiama Flavia. Mi chiamerei Flavia, se tu insisti. Come lo valuti? C'è arrivata la sua candidatura, non so che cosa ne voglia fare del cane. Sergente, stia bravo. Ma diciamo è un pochino arrogante, però scusami, si può andare a conoscere. Mi porto Ziggy così. Flavia, fermati. Difende, ma... Flavia, vuole farti una domanda il sergente. Sì. Tu su chi cazzi? Sergente, scusi. Scusi, nel frattempo il mio socio qua sta morendo. Sergente, non sia maleducato. Io sono il sergente maggiore Hartmann, vostro capo istruttore. Ho capito che noi il nostro sergente, lei è il sergente Hartmann, non mi faccia agitare, sergente. Oddio, sono le lacrime agli occhi. Senti, Flavia, che ridete? Sergente. Sergente, stia bravo. Forse si è un po' scaldato il sergente. Ma anche perché il sergente tocca. Stia fermo, sergente. Flavia, vogliamo solo sapere questa cosa qua, poi ti lasciamo alle tue incombenze. Okay. Che tempo fa a Roma? Quindi. Perché noi facciamo radio verità. Facciamo anche i giuliacci della situazione. Prego. Ah. Com'è il tempo? No. Allora, in questo momento fa freschino, c'è vento, ci sono circa 15 gradi. Freschino. Ma... freschino.
Pino. Cioè, qua è estate, 15 gradi. Cioè. Beh, ma per noi romani sotto i 20 gradi è inverno, quindi... Lei comprate... Lei comprate le gomme da neve, guarda che quest'anno mi sa che ti conviene. No, sai? No, che gomme da neve? Le catene. Non c'è bisogno, se succede come l'altro anno semplicemente non si esce di casa. Ho capito. Oppure ci si compra fuori strada. C'è un nostro amico nella chat che forse è geloso del sergente Hartman e ci ha scritto: voi siete dei pazzi. Sì, hai ragione. Decisamente. Ricordiamo che c'è anche la chat di Spreaker che insomma latita un po', onestamente. Sì, non la schifiamo. La schifiamo e schifiano pure noi. Sì, sì, sì. Senti, Flavia, noi ti ringraziamo e ti mandiamo un bacio ideale. E speriamo di averti magari ospite nostro ancora per qualche iniziativa, qualcosa di particolare che organizzate voi, che fate, che farete. Perfetto. Insomma, se c'è qualche novità. E se vogliono scrivervi e contattarvi per adottare i Bull Terrier, basta collegarsi, ecco, alla nostra pagina. Sì. E ci sono lì tutte le informazioni e l'iter da seguire. Basta inviarci un'email all'indirizzo rescue.bullterrier.italia@gmail.com. Comunque tutte queste informazioni sono sulla nostra pagina. Ci scrivono un'email, certo, e noi gli inviamo un questionario conoscitivo. Bene. E poi andiamo a casa a conoscervi. Scusami. Questo è il leader. Aspetta, no, vanno a casa a conoscermi. Io ho un bull da adottare. Anch'io, due. Siamo noi due bull. No, stava un po' più. Certo, che basta mandare un'email per avere un bull. No. No, tu per averci basta che ci paghi il biglietto da qui a da Honolulu dal resto del Chiapas dove ci troviamo in questo momento fino a dove sei tu. Posso dire che anche dal Messico ci hanno chiesto Bull Terrier, voglio un Bull Terrier italiano, come devo fare? Alla faccia alla faccia della crisi, sì, comodo. Immagino. molto comodo. Flavia, un abbraccio, ti ringraziamo. Volevo solo sapere questa cosa, l'adozione, cioè i bull che affidate sono gratuitamente, non... Assolutamente sì, non abbiamo mai chiesto un euro agli adottanti, quindi assolutamente gratuiti i Bull Terrier, verranno seduti insomma in base alla nostra decisione se riteniamo la persona pronta o meno per accogliere un Bull Terrier Rescue Italia. Questo è importantissimo, anche perché poi con tutti i problemi che hanno i bull, soffrono di dermatiti, insomma si portano dietro delle tale genetiche, quindi i soldi è meglio che se li tengono per il futuro. Io posso dire una cosa che forse non sarà molto simpatica, però io a questo punto magari farei un attimo, come dire, scemare un po' la razza, non la farei diventare così di moda, insomma, visto che ha questi problemi. No, purtroppo no, il discorso è questo, che nell'ultimo anno soprattutto il Bull Terrier sta vivendo un momento tragico perché è diventato un cane di moda. Se fino a un anno fa poteva capitare un bull al mese, attualmente stiamo su una media di 10-15 Bull Terrier al mese che cercano casa. Molto male, molto male. Facciamo, sì, ragazzi, sì. Ci sono i canili pieni. Andate a prendere un bastardino, un brutto termine, un meticcio, quello che volete. I cani non sono oggetti di moda, non si comprano, non si usano una stagione, si buttano, sono esseri viventi. Piantiamola lì con queste cavolo di moda dei cani. Ok, basta. No, purtroppo è così. È molto triste. Flavia, ti dobbiamo salutare perché abbiamo solo più 5 minuti di trasmissione. Ok. È stato un piacere. Sei stata dolcissima. Grazie per la possibilità. Grazie a te. Buon proseguimento. Ciao Flavio, un abbraccio e salutami Roma, che è una città che adoro. Assolutamente. Portami un bacio a Roma. Ciao Flavia, ciao. Oh, sento un po' più caldo ora qua nella giungla. Dai, scimmie. Ah, bene. Sono partite queste dannate scimmie, vale a recuperare. Pensare che io mi ero anche preparato una sorta di presentazione alla Piero Angela per il Bull Terrier. È vero, in effetti è un cane che va molto di moda adesso perché è piccolino. Lasciamolo alle persone che possono permettersi. Possono permettersi. Senti, ci rimangono solo 5 minuti. Facciamo il nostro esperimento. Di cosa? Di parlare di tette e culi? No, entriamo nella televisione. Vi portiamo la televisione dentro la radio. No, per favore, toglimi quell'abbronzato. Dato che siamo in diretta, vediamo che cosa.
Vediamo che cosa c'è su Rai 1 in questo momento. Sono più goloso. Eccolo. Di cioccolato che di formaggio. Vero o falso? Oh, no, Dio. Sono i topi, sono i topi sono più golosi di cioccolato, lo sapevi? Sono queste due gnocche. Andiamo avanti, vediamo Rai 2, vediamo cosa succede su Rai 2. Oh mio Dio. I soliti tristi Cobra 11. Cobra 11 con Erdogan Atalay. Vediamo Rai 3. Economica per evitare il oddio chi è fiscale nel quale potrebbe no in America gennaio, avanti. Se scattasse l'aumento avanti, delle tasse e il taglio alla spesa basta tasse basta vediamo Rai News se c'è qualcosa di interessante. Saranno in grado saranno pronti che siamo in diretta, ma Fede c'è ancora Monti, Barack Obama parlano bene di Barack Obama. Andiamo su qualcosa di buffo? Non so, Radio Maria. Che cos'è sta Radio Maria che spunta qua? Insultando la matematica, ovviamente. Ah, adesso fa il talk show su Radio Maria. Si insulta la matematica. Senti, Radio Maria. Pronto? Pronto, buonasera, monsignore. Madonna! Oh, tagli. Andiamo dai nostri concorrenti. DJ Tiro, dai. Vabbè. Ti ho segnato. Oddio, qualche... era stata data a Mia Bono e io ero stata scelta Felicity per una Porsche. Delle scelte. Vabbè, dai. Sarà qualche telefilm da teenager. Ah sì, vabbè. Comunque. Bene. In TV non c'è un cavolo, in come TV sempre. Ovviamente non c'è un cavolo. Come sempre. È senza ombra di dubbio. Hai qualche notizia buffa per noi? Buffa? Zava? Beh, io come sempre, sono sempre pregno di notizie. Sei pregna. Sì, sono molto pregno. Poi, di notizie. Lasciami un minuto per raccontare questa cosa. Ok, dai. A proposito, vabbè, giusto per tornare sugli animali, ne abbiamo due. Uno che ci sono aperte delle agenzie di incontri per cani. Giuro, credo sia più che altro per un motivo legato alla razza, pedigree, queste cose qua. Ne abbiamo un'altra dove... Aspetta che papi, lo so. No, fermi! Ne abbiamo un'altra. Fuffi. In Giappone si sta procedendo al prelievo sistematico del DNA dei cani, sì, per rintracciare chi lascia le feci in giro. Come ti chiami, faccia di merda? Art sergente, stia bravo. No, il cane è andato. Poi ne avevamo un'altra. Sì. Ah, sempre di un giapponese che ha venduto la terra su un'asta su Yahoo. L'anima al diavolo. No, proprio la terra, perché dice che Dio in sogno gli ha dato il potere di vendere la terra. Nel frattempo ci saluta ancora Demi la contessa, che salutiamo. Ciao Demi. Che... metti mi piace sulla nostra pagina a questo punto. Ok. E poi, soprattutto, la cosa più divertente è che pare, e ci sono due casi accertati, che sì, dei milionari cinesi abbiano pagato dei sosia per andare in carcere al loro posto. Ti giuro. Sei stato tu, di la verità. No, però l'idea l'ho avuta. nei miei trascorsi. Nei tuoi trascorsi amorosi. Funesti. No, che vuole. Poi tutto sto parlare di Bulma, ha fatto venire in mente un amico Kukold, ma andiamo dovevo dirlo. Volevo solo dire che la puntata del pulito di ieri è stata, di lunedì è stato un successo, eh. Sì, un successo. Eccolo. Pulito. Pulito, fermati, fermo. Voi perché non lo sapete, ma non aveva i soldi per tornare a casa. È stato due giorni qua nella giungla a cibarsi di ostriche finte. Allora, Zava, ho un minuto per parlare di questa cosa. Di la tua cosa. Allora, l'altro giorno sono stato ad Alessandria, sono uscito dalla giungla. Tu sei andato a Ginevra, io sono andato ad Alessandria. No, ma io ci devo andare all'inaugurazione, adesso... all'inaugurazione dell'anno accademico del nostro conservatorio. E hanno comprato un bellissimo pianoforte Steinway da 100.000 euro che ti faccio sentire in questa registrazione. Questo è il Moonlight di Beethoven. Comunque mi pare sia 60.000. Ed era bellissimo perché dentro questa stanza le finestre davano sulla strada e c'era questo magnifico pianoforte che suonava, bellissimo, meraviglioso, con degli esecutori straordinari, e fuori c'erano i cassonetti della monnezza stracolmi come a Napoli perché style. Alessandria, magari qualcuno non lo sa, ma è siamo dissestati. È un comune in dissesto, quindi non hanno più soldi primo neanche comune per d'Italia. Piangere. Ed era un'immagine veramente molto forte, e mi auguro che questo pianoforte sia un simbolo di rinascita per questa città. Ah, pensavo da mandare al macero. E per l'Italia tutta, perché siamo veramente nella merda. Sì, e questa cosa del 41% di premio di maggioranza è una merda, è una merdata, ragazzi, ribelliamoci tutti.
Con questo, con questa cosa io direi di chiudere, Zava. Ricordiamo, venerdì puntata cinematografica, sì, solita. Io sarò all'estero, come sempre, con i miei collegamenti. Le nostre pagine, Radio Jungle List su Facebook è www.markalstudio.it/radiojungle.html. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Radio.